Allora, bello. Questa ora è casa tua, quindi mi raccomando, aspettami lì. Sergente, abbiamo un nuovo amico. Quasi quasi mi faccio ancora un po' di rottami di ferro. Later. Ciao, Walter, ho altri rottami di ferro per te. Allora, facciamo come l'altra volta? Io butto a terra un po' di rottami e te li do poco a poco? Esatto, è così che ho fatto. Se uccidi qualcuno con lo spav, tutti i punti azioni verranno ripristinati. Mi sembra un buono scambio. Il 5% in più di critico è un po' basso come bonus, però potrebbe essere utile. Ma anche questo non è male. Beh, siamo in intelligenti, forse potrebbe aiutarci. Andiamo con le alterazioni del DNA. E tutti gli altri bonus? Beh, sono bonus. The next morning. Ed eccoci finalmente giunti al livello 30. Questo vuol dire solo una cosa: almost perfect. Tutti quanti gli special al 9. E abbiamo ancora un po' di metallo da dare via. Oh, comunque c'è da dirlo, lui è l'uomo più ricco di tutto Fallout, ma non se ne vanta. Ma cieco, ora che sei a livello 30, come fai ad usare tutte quante le abilità che hai? Piccole canaglie. Beh, ora di scelta ne abbiamo davvero fin troppa. Ma c'è un'abilità che voglio prendere adesso: il misterioso estraneo. Dovreste sapere che io penso sempre a tutto. Chi ha mai detto che il livello 30 è il massimo a cui arriviamo? Però in questo gioco servirebbe davvero un tasto di ricerca per le abilità, porca miseria. D'accordo, finiamo quest'ultimo po' di rottami di ferro. Siamo molto più leggeri. E come ultima abilità di oggi, diventiamo degli Slayer. Buongiorno, signor Lee. Mi faccio un goccetto al bar e poi torniamo alla nostra missione. Ed ora le ultime notizie. La disoccupazione è in calo e l'ONU ha appena dichiarato la pace globale per sempre. Certo. Ora passiamo a... Gran belle bugie. Ehi, ciao. Jericho, giusto? No, guarda. Un altro dei tuoi rompiballe della zona contaminata. Ehi, rompiballe, tu non mi piaci. Sta lontano da me e non avremo problemi. Anche tu mi sei simpatico. Mi sono lasciato tutto alle spalle. C'è solo schifezza là fuori. Uccisioni, furti, violenza. Non sono più quel tipo d'uomo. A me sembra divertente a volte. Sai, qualche volta ne sento la mancanza. È una vita di libertà, no? Ma andiamo. Sono un vecchio predatore esausto. Quale banda potrebbe prendermi? Questi ragazzi non sanno cosa sia il rispetto. E chi ha parlato di banda? Dovresti venire con me. Già. Sì. Penso che ti prenderò in considerazione per quella cosa. Bravo, ragazzo. Sai cosa ti dico? Dammi 1000 tappi per i rifornimenti e ci sto. Ma te ne do anche 2000. Sarà grandioso. Un po' di sana vecchia violenza. Dai, Jericho, mi sei simpatico. Ragazzi, salutate il vostro nuovo compagno. Jericho, andiamo. Jericho? Ando cacchio stavi andando? Oh, Jericho, ti ho trovato un nuovo avversario. Vediamo come sei messo. Solo due colpi. Sarebbe questo il mio... Due colpi? A me sembrano di più. Ed ecco come si fa. Beh, non sei male. Hai quasi abbattuto da solo quel robot. Hai fatto esplodere anche una macchina. Beh, soldi ben spesi. La Tenpenny Tower. Magari un giorno te la racconterò quella storia, ma forse è meglio di no. Eccoci arrivati, posto ben sorvegliato. Ho dei brutti ricordi di questa zona. Merda, è uscito. È uscito. Ma non capisco da dove vengano. Non sono mai stato qui io. Ok, so benissimo cos'è quella cosa. E so anche bene che dobbiamo occuparcene subito. Ecco qua. No. Fate i buoni. Dovete rimanere tutti calmi mentre vi faccio fuori. Soprattutto tu, bestione. Soprattutto tu. Dici che ce la faccio da questa distanza a prenderlo in testa? Io dico di sì. E la cosa divertente è che molti di loro non sanno che li sto facendo fuori. Ecco fatto. Ok, c'è ancora qualcuno. Preso. Ok, sei bello resistente, certo, certo. Ma ti dirò questa cosa una volta soltanto, mio caro. I have the high ground. E soprattutto, ho delle armi migliori delle vostre. Addio, qualcun altro che vuole provare a uccidere l'eroe? Beccati questo. Preso. Ok, sei libero, bello. Vai e scatenati.
vieni, ti sto aspettando. Orca miseria, cosa mi è esploso addosso? Stai fermo tu, quello è mio. Questi non li puoi schivare. Lo vedo un po' confuso qua. Dai, provaci se ci riesci a colpirmi. Credo che fosse in preda ai tremori. Sì, sì. Bravi, bravi. Provateci pure. Certo, certo. Ho appena ucciso un gigante e tu provi ad uccidermi con un fucile. Bravo, bravo. Jericho, dove stai? Spero non sia svenuto da qualche parte. Forza, gente, siete liberi. Potete andarvene. Ah, ma qualcuno è ancora vivo qui, eh? Non per molto. Oh! Sei scemo. Ok, Jericho, proviamo ad entrare. Speriamo sia il posto giusto. 1 hour later. Ok, sembra che siamo entrati dalla parte sbagliata. Già, ho fatto questo stesso errore già una volta, effettivamente. Abbiamo ucciso tutta questa gente per nulla. Ops. Non preoccuparti, Jericho. Capita a tutti di sbagliarsi. Già, capita proprio a tutti. Non mi piacciono gli spazi aperti che ci sono qua fuori. Ma è un mondo aperto. Che cacchio di dichiarazione è questa? Eccoci. Le indicazioni portavano qui. Ok, Jericho. Andiamo un attimo a casa, lasciamo giù la roba inutile e poi torniamo al Volt. Ehi, qualcuno mi ha fatto un regalo. The American Hammer, eh? Usa le 45. Ah, mannaggia, anche questa usava le 45 ed era bella. Però questa sembra molto più bella. Molto, molto più bella. Carina. Non mi dispiace. E già che siamo qui al banco da lavoro, voglio modificare il nostro mitra. Sembra che modificato quest'arma faccia molto meno danno. Ma sì, dai, rischiamocela. E già che ci siamo, ci aggiungiamo anche lo scope. Non male, non male. Per essere un mitra direi che è anche eccessivo. Ok, Jericho, possiamo tornare alla nostra missione. Ah. Maledetti supermutanti, Jericho? Sì, adesso vengo a liberarti. Ehi, c'è tre cani alla radio. Un coltello, che bella ascia. Sete di sangue, bloodier by innocent. Molto bella. È passato un po' di tempo da quando sono venuto qua l'ultima volta, sai, Jericho? Spero che questo posto non ci crolli addosso. Ah, lo spero anche io. Anche perché mi hanno detto di passare da queste parti perché c'era roba che non avevo preso. Wow, che bel paio di occhiali. Occhiali sperimentali. Non male. Sembrano veramente tecnologici. Che ne dici, Jericho? Come mi stanno? Tu mi servi da supporto. Da. Maledetti toponi giganti. Oh, ma guarda un po', c'è un'altra bella pistolina qui. La Devil Mistress. Devo dedurre che tu eri il vecchio proprietario di quell'arma? Le 357. Qualcuno le usa? Sembrerebbe proprio di no. E allora benvenuta in squadra, Devil Mistress. Molto bella, molto artistica. Un po' come noi. Andiamo a provarla. Qualcuno sicuramente ci sta aspettando qua sotto. Beh, non male come prima prova, no? Jericho, cos'hai preso, scusami? Da dove salta fuori quest'arma? Dove l'hai rubata? E perché nei due? Dove? Jericho, dove? Tu hai un fucile, usa il tuo fucile. Quando voglio darti un'altra arma, ti do un'altra arma. No, vabbè, non posso essere cattivo con lui. È un bravo mercenario. Allora, anche questo usa le 45, è più debole dell'American Hammer. Mi sembra il fratellino meno performante. Ma comunque non male. Molto bella. Quindi questa è l'entrata per il Volt 112, eh? Un Volt. Sai, Jericho, io provengo da uno di quelli. Non pensavo mi sarei trovato davanti un'altra porta così presto. E per fortuna si apre. Meno male. Ah, che nostalgia. L'ho visto accadere solo una volta ed ero dall'altra parte della porta. Però se la porta era chiusa, vuol dire che qualcuno l'ha chiusa. Ehi là, salve. Benvenuto al Volt 112, residente. Secondo i sensori sei arrivato 202,3. Lo so, mi scusi. Il treno era in ritardo. Una volta vestito, scendi le scale fino al piano principale. Così potrai accedere alla poltrona rilassante a te assegnata. D'accordo, la ringrazio. Raggiungi la più vicina poltrona rilassante e accoglie. Ma il mio amico pure si deve vestire? Ecco fatto, mi sono messo la tuta. Quindi è questa la cosiddetta poltrona, eh? Jericho, anche tu hai notato una cosa? Non c'è nessuno se non i robot che girano. Tutto quello che vedo sono persone chiuse dentro quei bozzoli. C'è qualcosa che non va in tutto ciò. Credo che quella capsula sia mia, Jericho. Password della stanza del soprintendente. Fantastico. Ma perché il soprintendente dovrebbe aver nascosto qua la sua password? Anche il soprintendente è chiuso dentro uno di questi bozzoli. Che roba
roba strana. È un Volt davvero piccolo rispetto al nostro. Ehi, è mio padre quello. L'ho trovato, Jericho, l'ho trovato. Però è chiuso anche lui dentro questa poltrona. Jericho, ti devo chiedere un favore. Sì? Cosa c'è? Devi aspettare qui. Non rompermi le palle. Non voglio che tu te ne stia qui a infastidirmi tutto il giorno. Lo so, Jericho, lo so. È una cosa che posso fare solo io qua. Se qualcosa dovesse andare storto, Jericho, ti prego, cerca di fare qualcosa. Io vado. Link, starto! Ok, eccoci. Per qualche arcano motivo sono diventato Giorgio Mastrota nel 1950. Ehi là, amico. Splendida giornata, eh? Sì, senti, una giornata bellissima. Andare a parlare con Betty. Ti sta aspettando laggiù sul campo da gioco. Divertiti, amico. Ciao, George. Buona giornata. C'è qualcosa che non va in tutto questo. Avete visto che bello il mio Pip-Boy? Edizione 1950. Salve. Salve. Oh, qualcuno nuovo con cui giocare. Che fortuna che ho ultimamente. Eh già. Stavo proprio cominciando ad annoiarmi. Oh, vedrai come ci divertiremo. Immagino, Betty. Dove sono? Questo posto si chiama Tranquility Lane. Viviamo tutti qui e da adesso ci vivi anche tu. Sì, io dico di no. Che cavolo sta succedendo qui, Betty? Adesso faremo un gioco, imbecille. Ecco cosa faremo. Sto cercando mio padre, l'hai visto? Oddio, non lo so. Che aspetto ha? È uno scienziato, stava cercando un altro dottore. Lui è tuo padre? Eh già. Oh, ci divertiremo tantissimo. Sarà il miglior gioco mai organizzato. Stiamo al suo gioco. Ok, va bene. Sapevo che l'avresti fatto. È un gioco molto facile. Devi solo far piangere Timmy Nosebum. D'accordo, piccolo mostro. Tu mi ricordi il mio cane? Bravo, cagnolino. Eccolo lì, il bambino. Forse però prima dovrei trovare delle informazioni. Lo sapete che siete in una simulazione, vero? Oh, che burlone. Ok, nessuno di loro collaborerà, vero? Devo trovare il modo di fermare tutto questo da solo. Questo non è il tuo posto. Non dovresti essere qui. Non è vero. Non può essere. Deve finire. La sofferenza deve finire. Oh, qualcuno che ha un po' di cervello, finalmente. Come faccio ad uscire da qua, signora? Non siamo veramente qui. Non stiamo parlando davvero. È tutto un trucco, una finzione. Stiamo dormendo e sognando. Beh, non proprio, è una simulazione. Il sogno è diventato un incubo. Deve finire, deve. Ma non sta a noi. Solo lui può. Ma non vuole svegliarci. Di chi stiamo parlando, signora? Si fa chiamare Betty adesso, ma è sempre lo stesso. Può anche indossare una faccia nuova se vuole, ma dentro rimane sempre malvagio. E chi è, signora? Ben, quel bastardo pensa di essere un dio perché ha aiutato a creare questo posto. Ma so che usa ancora il terminale esito certo. Lo so. Come fai a saperlo solamente tu? Non lo so. A volte non riesco a dormire. Sento delle voci. Non riconosco più la mia pelle. Niente di tutto questo mi sembra a posto. Devi credermi. Le credo, signora. Devi trovare il terminale esito certo. Dove si trova? È nell'abitazione abbandonata. Non vuole che andiamo là, perché teme che lo troviamo. È il solo terminale per l'esterno. L'unico modo per spegnere tutto. Devi trovarlo. D'accordo, lo troverò, signora. Oh, un mattarello. Finalmente un'arma. Hai presente quando tua madre ti minacciava con la cucchiarella? Ecco, il mattarello è il passo successivo. Eccola qui la casa abbandonata. Questo gnomo si attiva. Tutti gli oggetti si attivano. Sarà una specie di codice. Ok, ok, vorrà dire che facciamo un po' di retry. Sbagliato. Sbagliato. Giusto, ok. Ok? Ce l'abbiamo fatta! Non so come, gnomo, ma ce l'abbiamo fatta! Eccolo qui, il terminale. Ok, Betty. Vuoi divertirti un po'? Avvio programma, esito certo. Cinesi, all'attacco! Forza, soldati! Colpite! Cosa state mirando? Cosa c'è in cielo? Meno male che il cane l'hanno risparmiato. Hai visto, Betty, come ci siamo divertiti? Mi sono divertito. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai avviato l'esito certo. Tutto raffinato. I soggetti moriranno. Io sarò bloccato qui in questo inferno. Solo.
Già. Hai rovinato tutto! Eh sì, mi dispiace. Ora comando io. No, io. Io sono il creatore di questo mondo. E io sono il suo capo ora. Mi fai sentire così confusa e così sola. Ora mi devi rispondere a un po' di domande. Dov'è mio padre? È stato qui per tutto il tempo. Ma la tua stupidità ti ha impedito di scoprirlo. Il cane, capisci? Sì, capisco. Il migliore amico dell'uomo. Ma ora mi hai tolto tutti gli amici. Già, mi spiace. Beh, Betty, stammi bene. File via adesso. È ora di andare. Jericho, sono tornato. Figliolo, mi hai salvato. Temevo che sarei rimasto intrappolato lì dentro per sempre. È bello vederti, ma che ci fai qui? Sai com'è, padre? Dopo la tua fuga hanno cercato ad ammazzarmi, quindi... Cosa ci faccio io qui? Cosa ci fai tu qui? Beh, non mi aspettavo di certo che il dottor Brown fosse vivo e pazzo. Pensavo che avrei trovato solo note o lunastri. Mi servivano informazioni su Brown e sul suo lavoro su Craig. E le hai ottenute queste informazioni? Sì, ci sono riuscito. Il lavoro di Brown e il Craig aveva come obiettivo di riadattare l'ambiente alla vita dopo una guerra nucleare. Non è del tutto stabile, ma sono sicuro che le uniche cose che ci sono mancate per tutto questo tempo siano i componenti di quella tecnologia. Devo tornare a Rivet City. Quando Madison saprà del Craig, le farò capire che può funzionare. Ottimo, e allora possiamo andarcene? Qualcuno mi faccia uscire, sono bloccato. Jericho, Jericho, aiutami. Padre, sono bloccato, aiutami. Help, I'm stuck. One eternity later. Ok, sono riuscito a liberarmi, eccomi. E che cazzo, sto qui da ore. Lo so, perdonami. Vieni, Jericho, chiudiamo questo posto. Dobbiamo tornare alla nostra missione.